problema dei tacchini, problema che si ripresenta perché a quanto sembra gli animali sono stati sostituiti, quindi è partito un altro ciclo e quindi per Fonzano Veneto vuol dire, questo significa riprovare a ritrovarsi soprattutto in una situazione che la storia ha insegnato. Deve essere, è la condivisione di una situazione che per tantissimi è diventata insostenibile. Una puzza terribile in certi momenti dove i cittadini sono costretti tante volte a non poter nemmeno aprire le finestre per il cambio dell'aria perché è talmente ammalorata e talmente putrescente che tante volte effettivamente fa veramente sentirsi come vomitare. Ecco, ieri c'è stato un ulteriore passaggio, è stato un passaggio dove avevamo chiesto al giudice che lo aveva in carico che praticamente si veniva dalla denuncia penale, denuncia poi che ha portato a una decisione dello stesso giudice la quale non intendeva perseguire e proseguire con l'azione penale, sequestro degli animali, azione penale, perché riteneva che non ci fossero presupposti. Guardate bene, presupposti non tanto della puzza, perché le relazioni dei tecnici, in questo caso dei carabinieri, appoggiati sia dall'ARPAF, dall'USLA e dai NAS, era abbastanza certificata, era abbastanza chiara e inequivocabile. La puzza c'è, in certi momenti rende l'aria irrespirabile, però l'azione penale per la quale era stato chiesto il sequestro non era andata a buon fine. Allora, prendendo spunto dal fatto della mancata soddisfazione, esisteva la possibilità, come è stata attuata, di chiedere al giudice un'audizione e quindi una riapertura del procedimento, potendo e auspicando in questo caso, come è avvenuto ieri, di poter andare a spiegare meglio il perché della nostra fermezza, della nostra richiesta che il Tribunale Penale si esprimesse, andasse ad esprimersi. Cosa è successo ieri? Il giudice intanto si è riservato, l'azienda agricola si è costituita in quel giudizio con il proprio avvocato e il giudice sostanzialmente ha fatto capire che nell'azione penale, quindi per rendere effettivamente percorribile l'ipotesi di un illecito penale, una delle componenti che prevede il codice specifico, il codice penale, è quella che deve esserci pure la condizione di dolo, ossia una persona perché sia ritenuta colpevole di illecito deve sì violare qualche norma specifica, ma deve anche ovviamente essere a conoscenza di commettere un reato. In questo caso qua, dice il giudice, avete fatto uscire, come sono usciti i carabinieri, è uscito l'ARPA, è uscito l'USL, tutti elementi e tutti organismi di supporto statale, quindi gli organi delegati per questo tipo di cose. E nelle varie uscite che hanno fatto, hanno dato tutta una sorta di prescrizioni che l'azienda sostanzialmente ha osservato. Quindi dice, nel momento in cui gli organi preposti vanno a individuare quelle che potrebbero essere le soluzioni, nel momento in cui l'azienda risponde e le fa, il dolo è superato. È vero, e lo ammette la stessa azienda, che la puzza c'è, perché la convivenza di quel tipo di attività, l'allevamento di polli in minor parte, ma di tacchini in particolare, porta queste bestie che diventano abbastanza voluminose, abbastanza grandi,
a dover convivere per parecchio tempo in una lettiera senza poter dare ricambio, perché gli animali da quella stanza, da piccoli, non si muovono più che non per uscire, per andare in macello. Quindi cosa succede? Che loro vivono e convivono bevendo, mangiando e sfogandosi, difatti, in quella lettiera, la quale poi, ovviamente, per quanti enzimi possono metterci gli allevatori, per quanti accorgimenti possono metterci, fare, dare a quella lettiera, è chiaro che soprattutto nelle basse pressioni la puzza enorme si diffonde sul nostro territorio. Ecco, quali potrebbero essere le soluzioni? Le soluzioni potrebbero essere molteplici, nel senso che io auspico, come ho detto anche all'avvocato loro, che vengano sensibilizzati per trovare un accordo. Ecco, la soluzione civile è quella sempre dell'accordo. È chiaro che nel momento in cui noi quello che possiamo fare è quello di incentivare la chiusura di quel allevamento premiando con un cambio di destinazione. Però l'azienda che lavora non è la proprietà, è l'inquilino, il quale chiaramente si dimostra forte di un contratto stipulato, nel quale poi il proprietario deve a propria volta gestire e trattare col proprio inquilino. Ecco, adesso cercheremo di promuovere un altro tavolo tecnico con tutti i componenti di questa realtà, di questo immenso problema per il nostro territorio e parallelamente valuteremo, e questo lo faremo, lo lanceremo in un nuovo incontro pubblico che faremo entro una decina di giorni, predisponendo ovviamente per chi le vorrà, perché ogni cittadino è libero di poterlo fare, un'azione legale dove si chiederanno i risarcimenti determinati o determinabili attraverso la verifica, la stima e la valutazione del deprezzamento degli nostri immobili. Ecco, spero che questo possa essere anche un altro deterrente, un forte, fortissimo deterrente che possa andare a controbilanciare l'eventuale perdita del reddito che potrebbe incorrere l'attività qualora questa venisse chiusa. Da una parte potrebbero chiudere appunto questa attività, ovviamente cosa chiede l'azienda? Sostanzialmente che gli vengano compensati i mancati redditi. Ecco, non vorrei che l'azienda si facesse forte da questa situazione per alzare solamente il prezzo col proprio proprietario, il quale a propria volta si troverebbe impossibilitato di accogliere le proposte che comunque in vari tempi gli sono state fatte. Speriamo bene e al prossimo giro.